Fausto Pinna, noto produttore musicale e compagno storico della cantante Iva Zanicchi, è venuto a mancare nella notte tra il 7 e l'8 agosto all'età di 74 anni. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo della musica italiana e tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere la sua carriera e la sua vita accanto a una delle voci più amate del panorama canoro italiano. Originario della Sardegna, Pinna ha lasciato un segno indelebile nel settore musicale, collaborando con numerosi artisti di spicco e contribuendo significativamente alla produzione di importanti opere musicali. Migliori offerte di auricolari. Incontratosi con Iva Zanicchi verso la fine degli anni Ottanta, Fausto Pinna non solo ha trovato una partner artistica ma anche l'amore della sua vita. La loro relazione, iniziata con la collaborazione all'album Care Colleghe, si è sviluppata in un sodalizio professionale e affettivo durato quasi 4 decenni. Insieme, hanno attraversato momenti di successo e di sfide, consolidando un legame che è andato ben oltre il professionale. L'affetto e la complicità che li hanno uniti sono diventati un esempio di come vita privata e carriera possano intrecciarsi armoniosamente, superando ogni ostacolo. Negli ultimi anni, la vita di Fausto Pinna è stata segnata da una dura battaglia contro una malattia incurabile, diagnosticata nel settembre del 2023. Le sue condizioni di salute si sono rapidamente deteriorate, nonostante le cure e il supporto medico. Durante questo periodo, Iva Zanicchi ha mostrato un amore e una dedizione commoventi, mettendo in pausa la sua carriera musicale per dedicarsi completamente al sostegno del compagno. La decisione di ritirarsi temporaneamente dalle scene ha evidenziato la profondità del loro legame e la forza del loro amore, con Iva che ha condiviso pubblicamente il dolore e la speranza che hanno contraddistinto questi difficili momenti. Fausto lascia una figlia, nata da una precedente relazione, e un'eredità di ricordi e musica che continueranno a vivere nelle persone che lo hanno conosciuto e amato. Migliori offerte di auricolari. La scomparsa di Fausto Pinna segna la fine di un capitolo significativo nella vita di Iva Zanicchi, lasciando un vuoto nel cuore di molti. I funerali si terranno all'Esmo, offrendo un'occasione per rendere omaggio a un uomo che ha saputo influenzare positivamente il mondo della musica e quello delle persone a lui vicine. In questo momento di lutto, il sostegno della comunità musicale e dei fan è un conforto per Iva, che si trova a dover affrontare la perdita di un compagno di vita così importante.